Una cornice di pubblico spettacolare per il derby d'esordio del Cuspo Basket Alessandria nei playoff di Serie D. Tra il Cuspo e il team Casale Monferrato, attraverso la maggiore intensità dei Cussini di coach Ponta, freddi a chiuderla nel quarto finale su 66-54. Il Cuspo parte forte e si porta subito in vantaggio con Fascio e Piazzulla. Casale accorcia con Scappini, ma arriva al Palvesino da 2 e allungano il vantaggio dopo 6 minuti dalla palla a 2. Secondo quarto che inizia come il primo. Nel terzo Casale partire forte, 4-0 di parziale, che riporta un possesso di distanza agli ospiti. Campi interrompe il flusso ospite con una tripla. Palmesino e Piazzulla trovano con 2 canestri il massimo vantaggio. L'ultimo quarto è contraddistinto da una pioggia di triple per i Mandoni. Apre Palmesino provando a mantenere il Cuspo in vantaggio. Riva segna dall'arco e poi Piazzulla. Fascio trova la soluzione dall'arco che vale il nuovo più 11 per l'Alessandria. Si entra così nelle fasi conclusive del match. Riva segna il canestro che vale il più 14. Altre 2 bombe dell'ex Milano chiudono definitivamente i giochi quando si entra negli ultimi 2 minuti di gioco. Palmesino in aria segna il 66-51. Il Cuspo chiude con la palla in mano e sigilla la vittoria casalinga in gara 1 con il team Casale Monferrato. Ora la squadra di coach Ponta dà l'appuntamento alla gara 2 il 23 aprile sempre alle 18.30 presso il Palacima per provare a portare la serie della semifinale playoff di Serie D sul 2-0, sfruttando così al meglio il vantaggio del fattore campo. Parliamo di pallavolo, allunga il vantaggio sulle inseguitrici la Bollente Acqui dopo la vittoria esterna per 3-1 con la nuova pallavolo San Giovanni Spezia. MVP Parasolo con 78% in attacco, 17 punti, 4 muri. Il secondo set è quello dove abbiamo ricevuto peggio, ma complice di questo c'è stato anche Cormio dall'altra parte, che ha preso un turno di servizio di 4-5 break nei conflitti forte ed è stato difficile uscirne, e quindi siamo calati nella fase cambio palla, loro sono saliti nel break point e l'hanno portato a casa loro. Comunque siamo stati bravi a non perdere le staffe, a rimanere concentrati, freddi, ripartire dal set dopo e portarla a casa 3-1. Sicuramente noi vogliamo arrivare al fondo da primi e faremo tutto il possibile per arrivarci. Abbiamo 3 scontri importanti e difficili, che sono nell'ordine Zephyr Spezia, che sabato scorso ha fatto 3-2 con Alto Canavese e ci ha regalato la matematica dei playoff. Poi a seguire troviamo Parella e chiudiamo con Chieri. Bisogna rimanere concentrati fino al fondo e dare il meglio che abbiamo per riuscire ad arrivare primi. Non sfigura la formazione femminile contro la capolista, ma un po' nulla, e deve cedere al Castelfranco. La classifica piange, così pure per la Novi Pallavolo maschile, penultima dopo la sconfitta con Longina. In Serie C ancora l'Alessandria Volley protagonista contro il Sommaborgo, le ragazze di Ruscini pronte al rush finale della regular season, per poi affrontare la lotteria promozione fra le prime classificate dei due gironi.